rete dei comuni sostenibili nasce dalla volontà da parte di ALI, Autonomie Locali Italiane, LegaNet e da parte dell'Associazione Città di Bio di territorializzare gli aspetti della sostenibilità. Abbiamo fatto un duro lavoro, un lavoro lungo 2 anni, proprio per mettere in condizione i comuni, le amministrazioni locali nell'essere protagonisti dell'approccio verso la sostenibilità. L'obiettivo è ovviamente quello che viene indicato dall'Agenda 2030, i 17 Goals, i 17 SDGs che coinvolgono l'attività economica, sociale, l'attività ambientale che anche un comune può determinare attraverso la propria pianificazione amministrativa. La transizione ecologica è una sfida epocale e tutti noi dobbiamo essere in prima linea per salvare il pianeta e dobbiamo essere in prima linea concretamente per mettere a terra le risorse che sul tema della sostenibilità arrivano attraverso il PNRR. Saranno anni fondamentali per il futuro del pianeta e saranno anni fondamentali per il futuro dei comuni italiani. Per questo abbiamo lanciato la rete dei comuni sostenibili, perché abbiamo bisogno di misurare concretamente e di verificare come avviene la transizione ecologica, sapendo che la maggior parte delle trasformazioni arriva appunto dai comuni e dalle città. Arriva dalle città quando parliamo di mobilità sostenibile, arriva dalle città quando parliamo di trasformazione urbana ed efficientamento energetico, e arriva dai comuni quando parliamo di valorizzazione dei borghi e di valorizzazione dello spazio, che con il Covid ha acquisito ancora più ruolo, ancora più importanza, in particolar modo nelle aree interne. Per questo nasce la rete dei comuni sostenibili, che va a misurare nei comuni che aderiranno la qualità della crescita e la sostenibilità di quelle crescite, dando appunto concretezza e un metodo scientifico alla misurazione del benessere. E abbiamo bisogno di far diventare questo progetto un progetto sempre più nazionale. Il racconto dei comuni sostenibili consentirà non solo agli amministratori, ma agli italiani complessivamente di verificare i passi avanti che si stanno facendo verso la transizione ecologica. Un progetto molto ambizioso che guarda al futuro, ma al tempo stesso molto concreto, come del resto sono gli amministratori locali. Enel è una realtà molto vicina al territorio, siamo molto integrati con il territorio. Per noi essere vicini al territorio vuol dire contribuire allo sviluppo del territorio stesso, allo sviluppo sostenibile. Da anni ormai Enel ha fatto della sostenibilità il valore principale della propria strategia. Il nostro piano industriale è basato su 4 degli obiettivi dell'Agenda 2030, sul numero 7 lo sviluppo delle rinnovabili, sul numero 9 lo sviluppo dell'innovazione e delle infrastrutture, l'11 lo sviluppo delle città e comunità sostenibili e il 13 la lotta al cambiamento climatico. Parlando di SDGs non dobbiamo dimenticare l'ultimo, il numero 17, attraverso il quale le Nazioni Unite hanno voluto suggerirci come arrivare agli altri 16 obiettivi, e quindi si parla di partnership, si parla di rete, di collaborazione, di creare un sistema per raggiungere tutti gli obiettivi prefissati, ed è proprio in questo spirito che siamo qui insieme alla rete dei comuni sostenibili. Ne sposiamo la missione, l'obiettivo, che è quello di diffondere la cultura della sostenibilità sul territorio, ma sostenibilità concreta, reale, tangibile, che possa essere davvero vissuta da tutti i cittadini. Con molto piacere intendo presentare LegaNet all'interno del progetto Rete dei Comuni Sostenibili e anche il riferimento a questo progetto ulteriore che si chiama On the Road. L'attività sarà quella di supportare la diffusione e la divulgazione di progetti che riguardano la sostenibilità ambientale, in particolare ai comuni che hanno aderito alla rete dei comuni sostenibili, ma anche a coloro i quali intendono aderire. Scopriranno attraverso questo progetto, che prevede molte tappe in Italia, che la sostenibilità ambientale è un valore, può essere un motore di sviluppo e di riprogettazione del proprio territorio, e può essere sostenuta attraverso l'approvvigionamento di alcune risorse finanziarie che LegaNet, in quanto società tecnica che fa parte della rete dei comuni sostenibili, può offrire ai comuni beneficiari di questo intervento. E quindi con molto piacere noi accompagneremo la tappa del progetto On the Road, sosterremo attraverso un'attività di consulenza e assistenza
alla progettazione, al reperimento delle risorse e alla realizzazione di questi importantissimi progetti che caratterizzeranno la vera e compiuta transizione ecologica e digitale e quindi comporremo il concetto di sostenibilità ambientale. La rete dei comuni sostenibili, soprattutto per i piccoli comuni italiani, sono circa 5.000. 5.000 sindaci rappresentano il 60% del territorio, quasi il 25% della popolazione nazionale. Serve soprattutto per accompagnare i processi laddove è più difficile declinare sulla piccola scala i macro obiettivi. Pensiamo all'Agenda 2030 dell'ONU, obiettivi come la riduzione della povertà, declinarli in scala e aiutare quindi a individuare quelle politiche che nel microterritorio, socio-sanitario integrato, digitalizzazione, innovazione di strumenti di lavoro, realizzazione degli hub per lo smart working, sono nuove idee che possono rientrare all'interno della strategia più generale. Aiutare anche quindi i comuni a fare meglio progressivamente nelle piccole cose e soprattutto carpire dai comuni, dai sindaci le nuove idee. E questo va riportato in scala. ALI ha la capacità di tenere insieme gli amministratori locali, i sindaci dei territori piccoli, quelli intermedi, le regioni, lo Stato, il governo. Questo ci aiuta quindi a poter individuare diverse politiche che si integrano. Ogni comune ha degli strumenti di programmazione, ci sono quelli che indica il TUEL, ci sono quelle che sono le programmazioni economico-finanziarie. Tenere insieme tutto questo e creare un nuovo modello di sviluppo, soprattutto dopo il Covid, è la sostenibilità. In particolare ci interessa quella ambientale. Perché i piccoli comuni quindi all'interno di quella ambientale? Perché è evidente come alcuni nuovi strumenti, dicevo lo smart working per le aree interne, possano ridurre il CO2, possano far lavorare dagli hub in remoto, sulle montagne, nei centri migliori, cambiare il modello di sviluppo, anche il vuoto per il pieno, andare contro le nuove costruzioni, alla cementificazione. Sono tante cose che rappresentano dei puzzle di un disegno più complessivo. Il progetto di ALI, Comuni Sostenibili, aiuta a fare questo. Il gruppo Enel conferma e consolida la sua presenza in Regione Marche, a cominciare dalle rinnovabili, un'importante rete di impianti idroelettrici in Regione Marche, e poi in tema di efficientamento energetico e di smartizzazione della rete di bassa e media tensione e distribuzione, il gestore nazionale della rete di bassa e media tensione. E sono previsti ormai da diversi anni e confermati per i prossimi anni importanti investimenti del gruppo. Altro fronte sul quale ci troviamo sempre più impegnati è quello della mobilità appunto sostenibile, elettrica, privata e pubblica. Il tema della sostenibilità ci è particolarmente caro e non da ieri, dunque salutiamo con favore il tour dei comuni sostenibili. Iniziamo quindi questo viaggio insieme e avremo modo nelle successive tappe di raccontare come Enel è al centro e mette al centro della propria strategia i territori, ad esempio partendo dalle persone. Parleremo di rinnovabili, di energie rinnovabili, di efficientamento energetico, degli edifici, della pubblica amministrazione, di elettrificazione, di mobilità sostenibile e ancora di digitalizzazione degli asset della rete di distribuzione elettrica. Quindi tanto, tanto da vedere insieme e da vivere insieme. Abbiamo anche, proprio per questo, determinato un progetto che guarda i protagonismi dei comuni, che si chiama Comuni Sostenibili on the Road, che ci vede girare per l'intero paese per andare a valorizzare le peculiarità e i passi in avanti dei tanti comuni aderenti, che ci dà modo di dare voce a queste grandi possibilità di crescita del nostro paese attraverso proprio, come dire, la volontà degli amministratori locali di guardare alla sostenibilità come una vera grande opportunità di crescita per il proprio comune, ma anche appunto per l'intero paese, determinando un piccolo cambiamento per la propria parte del mondo verso questa direzione. Grottammare è un luogo incantevole che si trova nella parte meridionale delle Marche. Nel suo territorio di circa 18 km quadrati vivono quasi 16.000 abitanti. Il verde delle pinete e delle palme, lo spettacolo degli oleandri e degli aranceti, le ville Liberty e le spiagge di sabbia finissima la rendono indiscutibilmente la perla dell'Adriatico. Il turismo è senza dubbio la principale risorsa di questo territorio. Persino il grande poeta beat Lawrence Ferlinghetti si lasciò ispirare da questi luoghi. Figli autorevoli di questa terra, Papa Sisto V, nato nel vecchio incasato di Grottammare 500 anni fa, e Pericle Fazzini, lo scultore del vento, tra i maggiori esponenti dell'arte contemporanea. Grottammare, uno dei borghi più belli d'Italia, prima meta di Comuni Sostenibili on the Road.
Questa è la cartolina della sostenibilità a Grottammare, che fa parte della rete delle città sostenibili. Un simbolo della città, poiché adiacente al lungomare il grande prato verde confina con il mare e con il fiume, dove l'intervento dell'uomo è stato minimo, in perfetta armonia con l'ambiente e la natura circostante. Grottammare da anni segue le tracce di una corretta sostenibilità, a partire da un piano regolatore che ha individuato delle aree che dovevano essere tutelate e ha investito molto sul suo futuro sostenibile. Il borgo, il vecchio incasato, che è stato conservato nella sua storia millenaria e tradizionale. Un intervento forte iniziato 15 anni fa sulla mobilità ciclabile. Un intervento fortissimo sull'efficientamento energetico e molti progetti che adesso sono in corso sul riuso dei materiali e anche su una valorizzazione del territorio che vede inevitabilmente nella sostenibilità la freccia per il suo futuro. La città di Grottammare è sempre stata sensibile e attenta alla tutela dell'ambiente. Abbiamo avuto molti riconoscimenti anche dalla FEE e nel 2021 abbiamo avuto la 23ª bandiera blu insieme alla bandiera Eco School e la bandiera verde, quella per la spiaggia dei bambini. Diciamo che sono dei titoli storici che siamo abituati probabilmente ad averli, ma non sono affatto scontati perché sono frutto delle azioni di tanto lavoro e tanta passione per i servizi che si dà ai cittadini e ai turisti che scelgono Grottammare. Tra i titoli, il vecchio incasato è annoverato tra i borghi più belli d'Italia. E insieme alla bandiera Spighe Verdi dal 2017, la bandiera Comuni Ciclabili FIAB dal 2018. Comuni Ciclabili è la rete creata dalla FIAB, la Federazione Italiana Ambiente e Bicicletta, 5 anni fa per mettere appunto in rete i comuni italiani impegnati nella promozione e nello sviluppo della mobilità sostenibile e attiva in bicicletta e anche per incoraggiarli, quindi dare una valutazione, un rating sulla base di parametri oggettivi e quindi scientifici, ovviamente basati sulla scala valoriale della FIAB, e anche stimolarli a fare meglio. Grottammare è uno dei primi comuni ad aver aderito quando è nato il progetto e da subito si è distinta per un punteggio intermedio che per essere un comune dell'Italia centrale è abbastanza alto. Ci troviamo al SIC Costa del Piceno San Nicola a Mare, sito di interesse comunitario che insieme alle ZSC e alle ZPS forma la rete Natura 2000. Uno strumento utilizzato dall'Unione Europea per proteggere la biodiversità. I siti di interesse comunitario, in particolare, vengono istituiti per proteggere habitat e specie inseriti nella direttiva Habitat. Ambiente Bene Comune di Grottammare o ABC di Grottammare nasce nel 2019 per volontà dell'assessorato all'ambiente del Comune di Grottammare, della mia associazione Marche Rifiuti Zero e del gestore dei rifiuti Piceno Ambiente. Ci sono inoltre ovviamente dei partner, degli sponsor e dei patrocini. Il progetto nasce per ridurre lo spreco di risorse preziose e anche per ridurre la produzione dei rifiuti. Questo attraverso l'adesione volontaria a specifici disciplinari di buone pratiche. Ogni negozio, o meglio ogni tipologia di negozio, ha un proprio disciplinare di buone pratiche che permette appunto di ridurre la produzione finale di rifiuti. Inoltre vengono dati dei gadget e viene fatta un po' di pubblicità ovviamente alle attività aderenti e le più virtuose partecipano anche ad una campagna di sensibilizzazione estiva per raccontare le loro buone pratiche. Tra l'altro il progetto arriva anche a scuola con la mia scuola Rifiuti Zero, in modo tale che ad essere sensibilizzati siano non solo gli esercenti ma anche i cittadini, i turisti e i ragazzi. Grottammare ha creduto nel nostro progetto fin dall'inizio, infatti è stata tra i primissimi comuni ad entrare. Il suo punteggio è dato dalla somma sicuramente della ciclabile, in particolare la ciclovia adriatica, che è tutta completa in tutto il tratto del litorale del comune, ma anche di spazi come questo, cioè spazi restituiti alla collettività, sottratti alle auto. Quindi parliamo di questo tratto di lungomare, del centro del Lido, come anche della zona traffico limitato che c'è nel bellissimo Borgo Alto. E poi adesso è impegnata anche nel processo di pianificazione attraverso i biciplan. Qui a due passi c'è il fiume del Tesino, un progetto che abbiamo appena approvato unisce tutti i comuni sull'asta del fiume, 34 chilometri di acqua che attraversano il territorio e che con questo progetto potranno essere finalmente ciclabili.
Per quanto riguarda il SIC San Nicola a Mare, gli habitat presenti sono l'habitat roccioso, rappresentato da quello che vedete qui dietro, lo scoglio di San Nicola, e l'habitat sandbanks, che invece è un habitat di banchi di sabbia che rappresenta la maggior parte dell'habitat presente all'interno del SIC. Oltre alla presenza di questi habitat abbiamo anche due specie di estrema importanza, che sono il tursiope, quindi il delfino naso di bottiglia, che è quello che potete vedere qui anche d'estate saltare, ogni tanto fare acrobazie fuori dagli scogli, e la tartaruga marina Caretta Caretta, l'unica tartaruga presente nel Mar Adriatico. L'incontro con Grotta a Mare per me è stato come un colpo di fulmine. Infatti questo borgo l'ho visto tante volte passando, percorrendo l'autostrada. Ho sempre pensato, ma questo deve essere un luogo assolutamente da visitare. E poi un giorno, nei tanti documentari che realizzo girando l'Italia, ho deciso di fermarmi a Grotta a Mare. Quello che avevo immaginato era reale. Grotta a Mare è un borgo bellissimo, caratterizzato da due parti diverse, quella del vecchio incasato, del borgo antico con i suoi vicoli e con questi affacci meravigliosi sul mare, poi dall'altra parte c'è la zona delle spiagge, la zona del lungomare, la zona più viva dove accade tantissimo. E Grotta a Mare è un luogo bellissimo da vivere, è un posto vissuto da persone accoglienti che permettono a tutti di vivere una vacanza a 360 gradi, un luogo dedicato alle famiglie, un luogo pensato anche per magari una fuga romantica, quindi il posto che consiglio assolutamente di vedere. All'interno del SIC vengono effettuate diverse attività, tra cui quella di snorkeling con esperti del settore, questo per portare l'opinione pubblica a conoscere il nostro Adriatico e a comprendere che anche qui nel nostro mare vi è un'elevata biodiversità da tutelare e da rispettare. Grotta a Mare fa parte della rete dei comuni sostenibili ed è partito il progetto dal 2006 con un percorso complesso, impegnativo ma molto appassionato. Con il distretto civico verde abbiamo dato la possibilità di creare laboratori formativi e costruito ponti con associazioni di categoria e associazioni dell'inclusione sociale, ovvero dal rifiuto la risorsa, quindi sono state recuperate materiali di scarto e creato una piccola filiera sostenibile. Dal 2005 aderiamo alla campagna Mi illumino di meno, Radio 2 Caterpillar, alla quale nel 2021 abbiamo dedicato, commissionando al distretto Civico Verde, la produzione di candeline. Civico Verde Grotta a Mare nasce da un progetto di Legambiente sull'economia circolare, ma soprattutto dalla forte sensibilità dell'amministrazione comunale verso le tematiche sociali e ambientali. Per realizzare questo progetto abbiamo creato una rete dove ci sono 40 stakeholder, cioè portatori di interessi tra aziende, associazioni, negozi, cittadini. Il laboratorio Civico Verde è uno spazio di aggregazione dove facciamo sensibilizzazione ambientale e inclusione sociale. Diamo seconda vita a materiali di post-consumo, scarti aziendali e oli esausti con la quale facciamo autoproduzione di sapone. È importante che questo spazio sia del comune, uno spazio comunale, perché risalta e dà il senso di appartenenza alla comunità. Civico Verde Grotta a Mare è uno spazio dove chiunque può venire e imparare un mestiere. Infatti abbiamo allestito un laboratorio di sartoria. Io sono responsabile del laboratorio di cucito creativo, insegno a cucire a macchina. Facciamo dei workshop durante il mese dove andiamo a rivalutare antichi mestieri, recuperiamo lana da vecchi maglioni, jeans e tutto quello che si può recuperare per arrivare a completare un prodotto di cucito creativo. Grotta a Mare è anche un borgo sostenibile, perché è qui che è nata la prima edizione del Festival del Viaggio Sostenibile. Infatti Grotta a Mare è un luogo dove si può andare in giro a piedi, quindi si può godere della vita all'aria aperta, è un luogo dove il tempo scorre lento, dove si va in bicicletta, dove si possono assaggiare i prodotti tipici a chilometro zero, dove si possono conoscere delle persone che vivono qui, persone genuine, che
amano e che sono rimaste in questo luogo proprio perché ne capiscono la bellezza. E quindi Grotta a Mare, secondo me, ha tutte le caratteristiche di un borgo che guarda al futuro e che è sostenibile. L'obiettivo della nostra amministrazione è da sempre quello di continuare a coltivare valori importanti per l'ambiente e costruire ponti solidi con le generazioni future. È necessario che ognuno in questo mondo faccia la sua parte. Anche le piccole comunità come la nostra. Dobbiamo evitare un futuro in cui, come Saturno, divoriamo l'orizzonte dei nostri figli consumando troppo in questo momento. Non è più sostenibile un sistema di consumo come quello che stiamo facendo. E la sfida è, prima di tutto, culturale. Capire che occorre cambiare paradigma e che ci sono modi per tenere in equilibrio benessere individuale, sviluppo economico e rispetto dell'ambiente. Voi direte siete degli illusi perché i temi sono troppo grandi, sono temi da grande politica mondiale. Sì, forse è vero, sono sfide che le grandi nazioni devono obbligatoriamente affrontare, ma ripeto, ciascuno deve fare la propria parte, a partire dai comuni che in Italia, in molti momenti della storia, sono stati i veri motori di sviluppo.